questo periodo in cui abbiamo comunicato quasi solo con le parole e con le immagini, ci piace salutarvi e augurarvi una buona estate con un libro che parla proprio di parole e del significato più bello che le parole possono avere. Magari bastano poche lettere, quelle giuste. Ina, la formica dell'alfabeto. C'era una volta una formica che portava nel formicaio le lettere dell'alfabeto. Si chiamava Ina. Le sue compagne, che portavano le briciole di pane, consideravano Ina un po' matta e la trattavano male. A tavola le mettevano nel piatto solo le briciole delle loro briciole, ma lei non si perdeva d'animo e continuava a raccogliere delle A, delle M, delle G. E così via. Finché un giorno le pareti del formicaio cominciarono a tremare, in lontananza si sollevò un polverone nero e le formiche videro una colonna di soldati che avanzava verso di loro, picchiando gli stivali per terra a ritmo di marcia. Tum, tum, e in testa alla colonna c'era il generale, e dietro di lui venivano i comandanti, i soldati, i cannoni, i carri armati, le ambulanze e le casse da morto. Una cosa era certa: il loro passaggio avrebbe distrutto il formicaio. Prese dalla paura, le formiche cominciarono a brulicare freneticamente, a cozzare l'una contro l'altra, ingarbugliandosi le antenne e facendosi male, tirando una di qua e una di là. L'unica a mantenere la calma fu Ina. Andò di sotto a prendere le lettere più vistose che aveva racimolato, le trascinò davanti al formicaio e compose queste domande: perché picchiate gli stivali per terra? Perché andate a fare la guerra? Quando il generale si trovò quelle domande scritte in caratteri cubitali davanti ai piedi, si fermò di colpo e rimase come smarrito nei suoi pensieri. E dietro di lui si fermarono i comandanti, i soldati, i cannoni, i carri armati, le ambulanze e le casse da morto. E che c'è, signor generale? Chiese il primo comandante che non sapeva leggere. Si sente bene? Chiese il secondo comandante che non sapeva leggere. Abbiamo forse dimenticato qualcosa in caserma? Chiese il terzo comandante che non sapeva leggere neppure lui. Ma il generale non rispondeva, si lisciava i baffi e setacciava il terreno con le pupille. A un certo punto sfilò di tasca una lente d'ingrandimento, si accoccolò in avanti e vide, ingigantita dal vetro curvo, la formichina Ina che lo salutava muovendo le antenne. Il generale ricambiò il saluto con un cenno di mano e in quello stesso preciso momento si rese conto di non sapere rispondere alle domande poste da quel minuscolo esserino. Oh, che vergogna! Vado a fare la guerra e non so neanche il perché! I comandanti lo guardavano sbalorditi, senza capire cosa stesse succedendo. Qui il generale si rialzò, si tolse il cappello e lo fece volare sulla cima di un albero, si grattò la testa e, girandosi verso i soldati, disse: Oh, cari amici, perché andiamo a fare la guerra? Voi lo sapete il perché? Io in verità non ne ho la minima idea. Anzi, più ci penso e più mi sembra una cosa assurda. Ma, signor generale, se non lo sa lei che è il capo dell'esercito, noi come facciamo a saperlo? Beh, in questo caso, visto che nessuno lo sa, è meglio tornare indietro e lasciare in pace i nostri nemici, ma anche le formiche. E così dicendo, si strappò la divisa di dosso e corse via, nudo, fra i prati. Allora i soldati e i comandanti si tolsero gli stivali, li lanciarono in aria e corsero via anche loro, abbandonando i cannoni, i carri armati, le ambulanze e le casse da morto. Le formiche sobbalzarono dallo spavento di fronte a quella pioggia di stivali che cadevano per terra, sollevando un gran polverone. Ma alla fine
ebbero la sensazione di una pace così intensa da rimanere con il fiato sospeso. Sembrava che il tempo si fosse fermato. Ina chiuse gli occhi e fece un sogno. Sognò che le lettere dell'alfabeto si erano trasformate in insetti. Le andavano incontro muovendo le antenne e le dicevano: "Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Vieni, andiamo a festeggiare la pace con una bella scorpacciata di briciole, burro e marmellata!" Ma dopo un attimo il sogno era finito. Quando riaprì gli occhi, Ina si accorse che attorno a lei c'erano le sue compagne di formicaio. Le chiedevano scusa per averle sempre trattate ingiustamente. Le davano dei colpettini affettuosi con le antenne e le dicevano: "Vieni, andiamo a festeggiare la pace con una bella scorpacciata di briciole, burro e marmellata!" Fu così che le formiche impararono ad apprezzare le lettere dell'alfabeto e si misero perfino a scrivere poesie sulla sabbia, sul cemento, con la pioggia e con il vento, dentro ai buchi o in groppa ai bruchi, sopra, sotto, dentro a un sasso. Le formiche vanno a spasso sul soffitto a testa in giù. Cucù. Ciao, buon inizio quasi di estate.